Purtroppo oggi ci sono tre eventi importantissimi concomitanti, nonostante stiamo lavorando per fare un cartellone unico degli eventi, però purtroppo succede anche questo. Quindi porto i saluti dell'amministrazione, in particolare il saluto e la viva soddisfazione del sindaco per questa importante manifestazione. Adria legge al museo, che vedrà questa bellissima location per 4 giovedì consecutivi. E questa è una cosa molto bella e ringrazio molto gli organizzatori, perché è un momento culturale importantissimo. E l'amministrazione comunale ha sostenuto questa iniziativa, come quella del Circolo del Cinema, che è un unico progetto, che si chiama La Trama e l'Ordito, scrittori in fotogramma, e saranno impegnati nei prossimi 3 venerdì. E quindi volevo dire che questo, come ha anticipato la direttrice prima, è organizzato dalla rete Adria Città che Legge, e quindi un ringraziamento vivo a tutti gli organizzatori. Sono molto impaziente, ecco, di assistere a questo primo evento, I tesori del mitico Eridanio, ispirato al libro Il tesoro, una delle opere più significative di Luigi Grotto. Buona partecipazione a tutti e grazie, in particolare alla nostra direttrice, che è sempre una cucina di idee. Grazie. Grazie, grazie. Vorrei ringraziare qualcuno, posto che mi sembra che voi tutti abbiate, vi sia stato distribuito il programma. Da ringraziare tutti voi. Oh, Dorototea, chissà, mamma mia, Dorototea, ma lei non ci aveva avvisato. Scusate, non dico altro, mi sento qua, posso sentire, avendo da dove l'altro se vuole. E sono io andare a vedere il museo, questo museo, perché ha delle robe molto molto interessanti, però non voglio disturbare, scusate, dopo magari dirò qualcosina anche lì, se posso, se mi permetto, mi tolgo questa maschera più grande, anche quella buona sotto, va bene? Ma prego, venga, lei. Dorototea, si sieda pure lì. Ha messo solo la violina, ha messo qua, per scusare, se abbiamo tante robe con me, non voglio la confusione di volta che avevo nuovo, scusami, ha messo lì, dopo la tirerò fuori, chissà cos'è. Ha messo anche la maschera, anche il barretto. Tome cavo anche il capotto, ne approfitto. Che gentilezza, mamma, che sta dentro, che dove accaduto al mondo sta senza ancora così bravo, così come grazie, scusa. E che pazienza, E la parola, vero? Sono. E ora si senta che mi ringrazio fia de gente, va bene? E poi siamo qui che siamo andati a aspettare Raffaele Peretto, però non arriva, chissà dove si sarà cacciato. Ah, ci picchia. Insomma, io ringrazio tantissimo per questi eventi che, come vedete, sono assai movimentati. E tutti quelli, oltre all'amministrazione comunale, che ha fatto in modo che facessimo rete, tutti quelli che aderiscono alla rete, cioè il museo, per gli eventi qui al museo, che si chiamano Adria Legge al Museo, ringraziamo tantissimo il CEPSAE, che è stato il promotore dell'iniziativa, l'Associazione Culturale Studio D, l'associazione, il gruppo archeologico Francesco Antonio Bocchi, che è una costola del CEPSAE, del gruppo archeologico adriese, il liceo Bocchi Galilei, che presta anche lui la sua collaborazione a un evento, i lettori, oggi abbiamo con noi Mauro Colombo, avremo poi Sandra Bedetti, anche in veste di lettrice, e avremo con noi anche Nicolò Paganin, Mara Bellettato, Stefania Paiola, me stessa, e Antonio Giolo e altre sorprese di lettori. E ringrazio tantissimo chi si è prodigato veramente per la buona riuscita di questo evento, un ringraziamento speciale di cuore proprio a
Sandra Bedetti e Stefania Paiola, in particolare a Sandra Bedetti, a cui prego di fare un applauso perché è qui. E un altro ringraziamento speciale al personale del nostro museo, grazie al quale è un momento particolarmente difficile, quindi lo ringrazio particolarmente perché si prodiga per riuscire a tenere aperto il museo nonostante mille difficoltà. E un ringraziamento anche a chi sta facendo le riprese, a Stefano Sicchiero. Ho dimenticato qualcuno? Qualcuno? Forse. Lo ricorderemo. Benissimo, lo ricorderemo le prossime volte. Avete forse anche il programma appunto dei prossimi appuntamenti. Se non ce l'avete, l'abbiamo preparato, quindi quando andate via vi verrà consegnato. Ecco, c'è Stefania che dice di sì. Chi va via verrà benedetto con. Allora, un altro ringraziamento speciale è a Teresa Braga, che è la titolare di una oreficeria e gioielleria di Adria, che ha allestito per noi la vetrina con i gioielli che avete visto entrando. Sono gioielli in ambra. Io spero che dopo ci sia il tempo anche un po' di lasciare lei parlare su che cosa sono questi gioielli. E Francesca Prearo, Elena Prearo, che è la... oh, è presente, benissimo, piacere, che ha scattato le fotografie di cui adesso vi abbiamo dato, inavvertitamente vi abbiamo dato un'anteprima, dopo magari Sandra viene a... Facciamo tutto alla fine. Quindi adesso iniziamo, ecco, cioè questo Raffaele Peretto, insomma, non si è proprio visto. Ma sì, dai, che le zani va, dai, le truccare. Allora, facciamo così, vi sfido a trovare Raffaele Peretto tra di voi, va bene? Raffaele, dici tu gli autori che andrai a leggere? No, fa tutto. Lo scopriamo, benissimo. Allora io mi affido, la mia parte l'ho fatta, adesso mi godo anch'io questa serata. Arrivederci. Allora, il tema di oggi è il tesoro del grotto. Perché lo abbiamo scelto? Beh, intanto perché noi volevamo valorizzare le nostre due personalità adriesi, e questa è un po' la caratteristica di questo Adria Legge al Museo. E le due personalità adriesi sono Francesco Antonio Bucchi e Luigi Grotto, il cieco d'Adria. Quindi il tesoro del Grotto è una commedia molto divertente e anche spassosa. E l'abbiamo scelta per vari motivi, direi due in particolare. Uno di questi è l'idea che al museo ci sono i tesori nascosti nel sottosuolo di Adria, e quindi abbinare la lettura del tesoro, anzi letture dal tesoro a questo luogo così ricco di tesori, e oggi ne abbiamo anche di moderni, proprio contemporanei, ci piaceva particolarmente. E l'altro aspetto interessante, anzi forse è quello che è un po' che mi ha interessato forse di più, cioè noi troviamo in brevissimi passaggi un'idea di com'era Adria all'età del Grotto, nell'epoca del Grotto. Sono passaggi molto brevi, dei flash veri e propri, però abbinare la lettura, e oggi leggeremo molto poco, anzi leggerò molto poco del tesoro, perché il tesoro poi sarà riproposto in una maniera, diciamo, molto più vivace e più fresca di quello che posso fare io la prossima settimana, il 2, e quindi vi invito già adesso ad esserci, il 25 di novembre,
con le letture dei ragazzi del liceo classico Bocchi di Adria. Quindi dico, rispetto alla lettura che posso fare io, che è semplicemente un assaggio, l'assaggio serve per invogliarvi invece ad una lettura animata e fresca da parte dei giovani studenti adriesi, ed è un modo anche di coinvolgerli, perché l'idea che abbiamo avuto fin dall'inizio era di coinvolgere più persone possibile proprio nella lettura, per avere delle letture più partecipate possibili. Questo un po' è stato un po' quello che ci ha mosso. Quindi due sono gli aspetti: i tesori di Adria, tesori veri, tesori presunti, tesori inventati sono quelli del tesoro del grotto alla fine, non è che si parli di tesori esistenti ad Adria, si vagheggiano dei tesori, e tesori appunto che si leggono in questo scrigno di tesori che è il museo di Adria. E il mitico Eridano, il fiume Po antico, ma il fiume Po antico è una distesa enorme di acqua, questo era per gli antichi greci che arrivano qui nel VI secolo a.C. e poi, adesso sento che il microfono funziona, e ben prima erano arrivati, nel XII secolo, erano arrivati a Frattesina probabilmente. Quindi è questa grande distesa d'acqua che ci introduce a una terra d'acque che è quella di Adria e dei dintorni. E questa terra d'acque, questo modo di vivere anfibio, mi piace chiamarlo così, modo di vivere anfibio che caratterizzava le civiltà che ci hanno preceduto, ma che sono arrivate fino forse a due secoli fa, sono ben presenti nella letteratura ed in particolare nel grotto. Rimangono forse sullo sfondo in alcune, e soprattutto mi vengono in mente le sue lettere, lui le chiama le paludi, a volte ha dei tratti insomma un po' dispregiativi, però è questo mondo d'acqua che noi abbiamo definitivamente credo perso con un'economia decisamente più florida, ma insomma nel chiamiamolo così evolversi magari si perde qualcosa. E per arrivare al tesoro faccio meglio a leggervi l'introduzione che ne fa Antonio Lodo in questo volume di Gabris Ferrari, che ricordiamo sempre con grande insomma con un po' di rammarico per averlo perduto forse un po' troppo presto. Gabris Ferrari fa questa riduzione del tesoro del grotto e l'adatta per una rappresentazione, perché come dice Antonio Lodo il tesoro fu rappresentato ad Adria la prima volta nel 1580, stampato altre quattro volte fino al 1612, non fu più ripreso fino ad una recita ottocentesca l'8 settembre 1879, che fu data al Teatro Politeama di Adria dalla compagnia Zerri Aliprandi. Quindi praticamente un'opera che non è stata più rappresentata. La riduzione che ne fa Gabris Ferrari è stata finalizzata proprio ad una sua rappresentazione che è stata fatta al Teatro Sociale di Rovigo. Raffaele, forse tu sei meglio di me, perché abbiamo scoperto che Raffaele Peretto in realtà è qui tra noi. Il volume è datato, l'ha stampato nel 1993, quindi dovrebbero essere quegli anni lì. E questo cosa dice Antonio Lodo? Dice: un recupero oggi impone adattamenti e scelte consapevoli dei nuclei, dei temi drammaturgicamente e scenicamente più validi ed efficaci. Ed è questo, mi pare, il merito di fondo della presente riduzione e adattamento. Una volta che si sia accettata l'opinabilità delle scelte
e se taluni rimaneggiamenti chirurgici suscitano qualche perplessità, consola comunque anche il rispetto del dettato dell'efficace endecasillabo grottiano. Quindi è tutto sommato un apprezzamento per la scelta, anche se nelle riduzioni si sa qualcosa si perde. E dicevo prima appunto l'ambiente, c'è un piccolo passaggio proprio nella scena seconda che è quella in cui praticamente Ginofilo, che è un po' il protagonista, ritorna a casa di nascosto dalla guerra e ve la leggo, scusate un attimo, metto gli occhiali. Mi sentite? Allora, Cornacchia e Ginofilo sono, Cornacchia è il suo servo e Ginofilo è naturalmente questo giovane che ritorna dalla guerra. Cornacchia comincia e poi sarà un botta e risposta, quindi padron, taci, non dico a voi, tiriamoci in questo canto che altri non ci vedono. Ragionami or che te ne do licenza. Se te desso padron, desso. O padron mio caro, come state? Del corpo il puoi veder benissimo, male della borsa e male dell'animo. Quando in Adria, pur mo, come venuto vi siete? In una galea fino a Venezia, poi in una barca d'Adria fino al Mollin Terra. Quivi fei mettermi in terra. Siate il bentornato, padron. Ecco, quindi a me piace questo passaggio perché ci dà l'idea di come si arrivava ad Adria in quell'epoca. Naturalmente si navigava e Venezia, che era il centro di riferimento più vicino, era collegata ad Adria naturalmente tramite navigazione. E poi questo approdo in una località che gli adriesi conoscono molto bene, perché c'è ancora una via, che è il Mollin Terran. Quindi mi piaceva darvi l'idea, insomma, di questi luoghi, come potevano essere appunto nella seconda metà del 1500. E poi arriviamo ad un brevissimo passaggio che riguarda proprio i tesori veri o presunti. Nel tesoro, poi appunto non vi voglio svelare troppo perché sarà l'argomento della prossima volta, nel tesoro si parla di tesori e si va alla ricerca di tesori, ma sono tesori più presunti che reali e servono come, diciamo, stratagemma per unire due giovani che, diciamo, un po' il destino a due giovani innamorati che il destino aveva separato, che sono Licinia e il nostro Ginofilo, che l'abbiamo trovato. E quindi vi leggo proprio il punto in cui si studia uno stratagemma legato a tesori perché questi due giovani riescano ad incontrarsi. Appunto, dicevo, Licinia e Ginofilo sono i due protagonisti. Licinia: che io venga fuori di casa non è ordine, che voi veniate a me non è rimedio. Il vecchio e la figlia mi guardano, i vicini, i parenti e tutto il popolo. Dunque, altra via non ci è che l'avarizia. Ascoltate, se è vero che non si sappia ancora per Adria che ci siate, restate ancora incognito e andate orora a vestirvi con quell'abito che portano quelli che i tesori cavano, da peregrino, da astrologo, e poi trovate mio marito e diteli che egli ha in casa un tesoro, che già un suo avo lo seppellì in terra, e che vi basta l'animo di cavarlo quando ei vi dia licenza. Risponde Ginofilo: vadan tutti furbi ad impiccarsi,
che nessuno consiglia si ben come la mia Licinia. Quindi ecco lo stratagemma, cioè fate finta di essere uno esperto di tesori e vi palesate a chi la tiene prigioniera. Lei è andata in sposa ad un anziano avaro in più e che quindi insomma all'idea di avere dei tesori in giardino potrebbe essere interessato. Cosa succede? Cosa succederà? E come riusciranno a far credere che ci sono i tesori? Bene, ve lo sveleremo la prossima volta, perché altrimenti finiamo qua gli incontri. E poi l'incontro di oggi ha un tema speciale, che è quello dei tesori del mitico Eridano. Grazie, adesso posso dirvi la roba adesso? Grazie. È a parola anche a Quaresco. No, io so parola di niente qua dentro. No, scusami, perché io parlo tanto dei tesori, ma qui dentro che ne è l'infinità dei tesori, cose meravigliose. Sto museo, mica meglio da dove l'altro si muore, sono venuto da Calabria, sono passato a Boreo, no, Lugo Armea. E ho detto, la voglio andare a vedere il museo di Adria, ma non mi voglio fermare qui, perché ho sapesto, ho conosciuto tante robe importanti, meravigliose, chi cascava ancora il Bocchi che aveva la casa piena di tesori, che dopo il marito che ha fatto questo museo. Però voglio andare a vedere anche qui a Rovigo, che c'è il museo dei grandi fiumi, di grande importanza quella. E là che è anche delle robe importanti, perché a me piace tanto sta roba dell'Ambra meravigliosa. Avevo visto, passando prima, che ho sbagliato strada, volevo entrare per il 29 e andare per là, e ho visto delle robe meravigliose, fantastiche. Un marito che anche Rovigo che ne è, e anche a Frata che ne è. Tesori meravigliosi. Perché? Perché? Vabbè, il che parlava è grotto. Mi sentite? Sì. Ma ecco, ma preferisco. Io non riesco a fare col microfono in mano, mi dispiace. Allora, scusate, datemi il microfono, dai. Avevo un libro di Gino Piva, Cante d'Ades e Po. E chi lui? E avuto dell'intuizione, già nel 1931 che lo scrive. E parla di ste robe che sei sottoterra e che robe chi gacatà. Chi gacatà? Ma dice anche delle robe che dovrei aver catà. E chi ha cattato più avanti? È quasi un indovino. Gino Piva è fio del generale Garibaldino, più che fio di Gino Piva di Domenico Piva, è il generale Garibaldi. Lui, suo papà, andava via con Garibaldi a conquistare l'Italia, nella battaglia dei Mille a Calatafimi e Zodea. E sua mamma, poreta, da sola si intendeva con Carducci. E sto Gino Piva è che somiglia tutto a Carducci. Quindi è comprensibile che fosse anche un bravo poeta. Ega scritto però in dialetto. Aveva letto alcune parti di sto qua, tanto per inquadrarlo e per indovinare che cosa che aveva intuito. Lui ega visita il museo. Difatti, a Natri vedremo che dopo gli dice che le robe che è dentro in te scanzie. E scanzie sarebbe vetrine di Ancò e Soave. E dice Piva a Velezzo, o palafitte nostre, case prime, cento volte in verà e poi rifatte, o primi nidi in terra, da dove stemerime in mezzo alla gente nuda e senate, o vasi negri a strisce de sanguigna, dove la sei miscia coi odori antichi, o robe sconti in terra, da sto scrigno scavaco nel badile con i picchi, arme de piera par copare cinghiai aroe, tocchi d'ambra lavorà che in tel mondo non si ha visto mai, che sconti dentro in terra i vacatà. Pensai che bello. E mica adesso in tel più chiaro giorno ve vardo in fila dentro una scanzia corali e vasi con figure intorno, reliquie me parì de casa mia, de casa mia, e a me terra, de casa mia.
Bellissimo. Ma scusa Fiano, nel 31 de pa fite non si sapeva niente dalle nostre parti. L'està dopo, chi ha cominciato là verso l'alto poesi a canare a catare delle tracce de pa fite facendo i scavi. Prima no, negli anni 80. Poi è successo che, per fortuna, che a Gavello, in una campagna, per caso, è venuto fuori di scavi che ha fatto e che ha catato un villaggio con gli arzeri e che aveva delle palafitte. Prima non c'era. Ma anche chi ha a Moara, mi pare a Moaretta, chi facendo un sottopasso per il metanodotto, non è teccata ancora delle palafitte. Tacca quelle del Gavello, dello stesso periodo. XIII secolo, siamo al tempo del re di della guerra di Troia, al tempo di Ulisse. E pensè, i cascavaga, vero? Immagino prima che qua su bicicletta andava sempre in giro a cercare il diesel estri per le cante mie, ma andava anche in cerca delle ragazzoe, questo si sa, le ragazzoe, e girava per queste terre. E ha scritto una poesia di Gavello che è meravigliosa. Sapia Gavello che dopo Adria, quando era in crisi, è vero, ha dovuto andare verso Gavello, una piccola cittadina, i dise, nel Medioevo, bravo, e ha fatto abbazia, eccetera. Ma dà di intuizioni meravigliose. Vi dico che qualcuno, 20 anni fa, è cascavato lì, e ha catato la bella roba che è al museo del Rovigo. Anche chi ne è qualcosa, vero? È tanto importante, chi ne ha questo, qui di Adria, qualche tocco per metterlo a inizio della loro realtà etrusca. Gavello, un sacco di belle fantasie, vago a girondolò in cerca destri per le cante mie dal Canal Bianco al Po. Ecco che andando pian pianin bel bello mi sono dovuto fermare sentendo le campane di Gavello in gran scampanazzar. Governo allora il sacco dei pensieri e dentro Gocatà, che c'era una volta per sti sentieri una gran bella città famosa per la sua badia che non si vede più e che l'era la prima signoria a rendere il palù. Ma dopo con le rotte e le rovine dell'Ades e del Po tutto s'avuto la più trista fine come dal sacco so. Cosa ne resta adesso del Gavello? L'anima che se sta? Drento la terra e sotto de sto cielo niente i gacatà. Che vuoi ancora un poca de speranza? Né a terra scavè! E lo dice così, eh? E voi altre, se del tempo ve ne vanza o campane sonè. Questo è meravigliosa, una roba bea. E a me mi piace da matti. E mi ne piace da matti perché vorrei capire anche un fiatellino meglio. Chi tocchi d'ambra lavora? Chi tocchi d'ambra lavora? Sì, a che ne è chi? De bei, de ambre. Ma i tocchi d'ambra lavora, i gacatà. Nel 2000, pochi anni fa, nel 2004, 2007, 2008, 2008, mi ricordo, 2008 mi ha detto, nel 2008, lì a Grignan. E il gacatà, sapevo cosa? De ambre, chi c'era Dio farle? Il gacatà è scaglie d'ambra, le scaglie d'ambra, ricordeva questo termine, chi scaglia d'ambra, scheggia, perché sti artigiani della volta, c'era come nel terzo mondo, per noi, c'eravamo come, costava poco a mano d'opera, si vede, e ora diceva i greci, fammi lavorare chi là, che tanto ne costa manco, e altri a Tirinto, perché gli ambre, chi andava a Tirinto, e vendemmo altri a un buon prezzo e che guadagniamo anche, scusa, e chi lavora quelli del terzo mondo come adesso è Praga, da dove ti vieni, e mudande, quello che te compri, e via tutto da fora, da Cina, da via Pardeati, i paesi, pure di chi lavorerà come i mussi, chi lavora come i cosi, ecco, la stessa roba che diceva qua, tanto gli è bravi, c'era diventa bravi, a Fratesina, a Campestrimanchi, te vai, Veronesi, Savio, i cacatà di ambre, che studiosi che ha detto tipo Tirinto, perché gli ha catato la prima volta a Tirinto è secolo scorso, gli ha chiamato tipo Tirinto, ma si è visto chi faceva a Grignan e se lì è ambre tipo Grignan più che altro. Bisogna anche far capire a questi studiosi che bisogna cambiare anche i termini,
per la volta, anche per il nostro poesia, che finalmente possa essere conosciuta di più, signore. Ma vedremo dopo anche quando che c'era in Mindrio anche una volta. Vabbè, e a frate Silvia si accattà un tesoretto con tante ambre, gli è esposto a frate. A campo spiga che ha tante scaglie, ma tante scaglie, a chi, a che neanche chi dentro. Perché ancora a via e voi dite, ma dammi un fiato neanche da. Giustamente anche per dire, guardate, queste sono le ambre di Campestrini, deve vedere anche il Museo del Rovigo, per cui magari uno che è chi curioso e va a vedere finalmente anche il Museo del Rovigo. E questo può essere una cosa che tutti io chiamo in rete, vero? In rete, non so. Allora, quindi, a che hai messo queste robe? Ma c'era un'ambra fantastica, è che di musei meravigliosi. Ma auguri a capire meglio il perché di sta ambra, che a un certo punto anche è piope che pianze ambra, cioè non so, sta buon capire, mi capisco che i greci veniva chi e credeva che fosse chi l'ambra, gli era curava dai piopi che cascava, ste foe forse gli faceva sti qua che tornava, gli sementava su qualcosa, a so che anche delle storie belle su Fetonte che le cascava, ma non mi sono ancora tanto aggiornato. E moria, perché anche Piva e parla di sto Fetonte, ma non so su che cosa si basa a partire queste robe. Allora, a che domanda, cioè, la signora Parona, può venire, chiedo a Parona o chiedo a te, non so, parliamo, è a Paronzina. No, no, scusami, a me non so distinguere ben queste gerarchie sociali. Non è gerarchia. No, scusami. Vabbè, allora, medito per piacere, come si chiama Ea? Sandra Vedetti. Mi dice lei per favore, senti, sono buono a parlare in italiano. Mi dice lei per favore cosa che è sto mito, perché ho sentito che anche altre robe, dopo cercherò di convincermi anche su altro. Perché mi ha detto che ha scritto anche delle belle robe su sto Fetonte, è vero? Anche Piva l'ha scritto, ma prima di Piva chi l'ha scritto? Allora, prima di Piva, caro signor Torototela, mi pare che mi abbia detto così, ecco, pensagli, ha scritto Eschilo, Euripide, hanno scritto proprio del mito di Fetonte. E uno ha scritto le Iliadi e uno ha scritto Fetonte, proprio due tragedie. Ma poi ci sono stati altri, e, per esempio noi abbiamo Ovidio che ne parla, forse è quello più famoso, ma Ovidio siamo ormai in epoca romana, quindi ne parla perché ha trovato già qualcuno che ne ha parlato prima di lui. E allora, oltre ad Eschilo e Euripide, c'è anche Apollonio Rodio che scrive le Argonautiche, e questi Argonauti che arrivano qua, che arrivano in questo luogo speciale, che è appunto il luogo dell'Ambra, nell'Eridano, dove si trovano le famose Iliadi legate a questo mito, legate ai pioppi, i pioppi che piangono e che piangono ambra. Non so se qualcuno di voi ha mai visto piangere ambra dai pioppi, forse lo vedevano 2500 anni fa e adesso i pioppi non piangono più ambra. Però ecco, il mito di Fetonte, come lo conosciamo in tutta questa storia di questo ragazzo, ardito ragazzo, figlio del resto, figlio di Elios, figlio del sole, che ha proprio l'ardire di chiedere al padre il carro del sole, che appunto Elios da esperto guida tutti i giorni e quindi fa sorgere e tramontare il sole. E il ragazzo, che per molto tempo il padre non aveva riconosciuto, si presenta dal padre e chiede appunto di guidare il carro. Ma per leggere questi brani splendidi da Ovidio noi abbiamo un lettore speciale,
che è Mauro Colombo e che invito. Disse, come mai sei venuto? Che cosa cerchi su questa rocca, Fetonte? Rampollo mio che mai rinnegherei. Rispose Fetonte, o luce comune del mondo immenso, Febo, padre, se mi concedi di usare questa parola, e se Climene non dice il falso per nascondere una colpa, dammi una prova, o genitore, grazie alla quale ognuno sappia che sono davvero tuo figlio. Elevami questo dubbio dal cuore. Allora il genitore si tolse i raggi che gli sfolgoravano tutto intorno al capo, lo invitò ad avvicinarsi e abbracciatolo disse: non c'è ragione che io neghi che sei mio, e Climene ti ha detto il vero sulla tua nascita. E per levarti ogni dubbio, chiedi quello che vuoi e lo otterrai. Io te lo concederò. Tu, palude su cui giureranno gli dèi, sconosciuta ai nostri occhi, sii testimone di questa premessa. Appena aveva finito, che quello gli chiese il cocchio e il permesso di guidare per un giorno i cavalli dai piedi alati. Si pentì il padre di aver giurato e scuotendo 3-4 volte il capo luminoso esclamò: parole folli ti ho detto, se ora mi dici questo. Oh, si potesse non dare quel che si è giurato. Credimi, figlio, questa è l'unica cosa che vorrei rifiutarti. Dissuadere però è permesso. Pericoloso è quello che vuoi. Grande cosa chiedi, Fetonte, una cosa che non si confà, né a queste tue forze, né a questa tua età, così tenera. Vuole il destino che tu sia un mortale. Non è da mortale ciò che desideri. Quando poi l'infelice Fetonte si volse a guardare dall'alto del cielo alla terra che si stendeva in basso, lontana, lontanissima, impallidì. E un improvviso sgomento gli fece tremare le ginocchia. E in mezzo a tutta quella luce un velo di tenebra gli calò sugli occhi. Già vorrebbe non aver mai toccato i cavalli del padre. Già si pente di aver avuto la prova della sua origine e di aver prevalso insistendo. Già preferirebbe che dicessero che suo padre è Merope. E intanto è trascinato via come una nave sbattuta da furioso Borea, che il pilota abbia rinunciato a dirigere rimettendosi agli dèi e alle preghiere. Che fare? Dietro le spalle si è lasciato buona parte del cielo, ma davanti ce n'è di più. Mentalmente misura i due tratti e ora guarda dinanzi, verso ponente, dove il destino gli niega di giungere. Ora guarda indietro, verso levante. Non sapendo decidere, resta impietrito. Non molla le redini, né le ha le forze di tirarle, e nemmeno conosce i nomi dei cavalli. Per giunta, sparse qua e là per il cielo screziato, vede stranissime cose e, rabbrividendo, figure di animali mostruosi. C'è un punto dove lo scorpione incurva le sue pinze in due archi e dalla coda alle branche stende le sue membra per lo spazio di due costellazioni. Quando il fanciullo lo vede, che tutto trasuda di nero veleno, e minaccia di colpirlo con la punta uncino, smarrito e gelato dallo spavento, lascia andare le briglie. E appena queste, allontanandosi, sfiorano la groppa dei cavalli, i cavalli si mettono a correre a caso e, non impedendolo a nessuno, vanno per sconosciute regioni dell'aria e per dove li spinge la foga e per lì si precipitano. Cozzano contro le stelle infisse nella volta del cielo, trascinano il carro per luoghi sperduti e ora si slanciano verso l'alto, ora si buttano a precipizio giù per la cammini in declivio, riavvicinandosi alla terra. Con stupore la luna vede i destrieri del fratello passare al di sotto dei suoi e le nuvole ribollono e fumano. I punti più alti della terra cominciano a prendere fuoco. Il suolo perde gli umori, si secca, si fende. I pascoli si sbiancano, alle piante si bruciano le fronde e la messa inaridita fa esca al flagello che la divora. E così Fetonte vede la terra accesa da tutte le parti e non resiste più a tutto quel calore. Respira folate infuocate che salgono su come da una profonda fornace e si accorge che anche il suo cocchio si fa incandescente.
non riesce più a sopportare le ceneri e i getti di faville. È avvolto completamente da un caldo fumo e immerso in quella caligine color di pece. Non sa più dove stia andando, né dove sia, mentre i cavalli alati lo trascinano dove pare. Allora il padre onnipotente, chiamati a testimoni gli dei, compreso il sole che aveva prestato il carro, che tutto sarebbe perito di morte crudele se non interveniva, salì in cima alla rocca, da cui suole far cadere sulla terra i banchi di nubi, da cui fa rimbombare i tuoni e vibra e scaglia le folgori. Ma in quell'occasione non ebbe né nubi da far calare sulla terra né pioggia da far cadere dal cielo. Tuonò e, librato un fulmine all'altezza dell'orecchio destro, lo lanciò contro il cocchiere sbalzandolo via dal carro e dalla vita e arrestando l'incendio con una spietata fiammata. Atterriti, i cavalli si impennano e con uno strappo liberano il collo dal giogo, spezzano i finimenti e fuggono. Qui cadono i morsi, lì l'asse di vetro della stanga, di qua i raggi delle ruote, e per un gran tratto si disperdono i resti del cocchio fracassato. Fetonte, con la fiamma che gli divora i capelli rosseggianti, precipita girando su se stesso e lascia per l'aria una lunga scia, come a volte una stella può sembrare che cada, anche se non cade giù dal cielo sereno. Finisce lontano dalla patria, in un'altra parte del mondo, nel grandissimo Po, che gli deterge il viso fumante. Le naiadi d'Occidente seppelliscono il corpo incenerito dalla forgola a tre punte e sulla lapide scrivono anche dei versi. Qui giace Fetonte, auriga del cocchio di suo padre. Non seppe guidarlo e cadde, ma fu impresa grandiosa. E le Eliadi erano in lutto e dettero un tributo di lacrime, inutile dono per chi è morto, e battendosi il petto con le mani, prosternate sul sepolcro, notte e giorno invocarono Fetonte, che non poteva udire quei tristi lamenti. Quattro volte la luna era tornata piena, riunendo le punte della sua faccia, e come di consueto, la ripetizione ne aveva fatto una consuetudine, esse si stavano abbandonando a scene di cordoglio. Quando ecco che Fedusa, la sorella più grande, voleva prostrarsi a terra, ma si dolse che i piedi le si erano irrigiditi. La candida Lampezie cercò di andare verso di lei, ma fu trattenuta da un'improvvisa radice. Una terza, che intendeva stracciarsi con le mani i capelli, strappò delle frasche. Questa si lamenta che un ceppo le serri le gambe, quella che le braccia diventano lunghi rami, e mentre si meravigliano, una corteccia circonda linguine e gradatamente fascia il ventre, poi il petto, poi le spalle, poi le mani, e rimangono scoperte soltanto le bocche, che invocano la madre. E che altro può fare la madre se non correre di qua, di là, in tumulto, smarrita, dispersando baci finché è ancora possibile? Non basta. Tenta anche di strappar fuori i corpi dai tronchi, con le mani spezzaterrabili teneri, ma questi stillano gocce di sanguigne, come da ferite. «No, ti prego, madre!» gridano quelle per la sofferenza. «No, ti prego!» «Nell'albero si strazia il nostro corpo. Addio, è finita!» La corteccia si chiude sulle ultime parole. Ne colano lacrime. È ambra, che stilla dai nuovi rami e si indurisce al sole. E finisce nel fiume lucente, il quale la trasporta via, si addormeranno le donne latine. A questo prodigio assistette Cicno, figlio di Steneleo. Era legato a te da parentela, Fetonte, da parte di madre, ma ancor di più da amicizia. Lasciato il governo, governava infatti il popolo dei Liguri e delle loro grandi città. Costui stava riempendo di lamenti la corrente e le verdi sponde del Po, con le loro selve arricchite dalle sorelle di Fetonte. Quando la voce gli si affievolì e i capelli scomparvero sotto candide piume, il collo si allunga sporgendo di molto dal petto, una membrana congiunge le dita rossicce, ali gli fasciano i piedi, i fianchi. Al posto della bocca sta un becco spuntato. Cicno diventa cigno, un uccello nuovo. Non si fida a levarsi nel cielo verso Giove, quasi memore del fulmine che questi scagliò spietatamente.
cerca gli stagni e i laghi spaziosi e, odiando il fuoco, preferisce frequentare i fiumi, che sono il contrario delle fiamme. Ho capito adesso! Ho capito tutto! Bravo! 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 Guarda il Dido Bimba, finalmente! Ecco perché lei è una foresta qui! Una foresta che mette ai frecci, è vero? Perché sì. In una parola, prima ancora di Ovidio, Ovidio, Metamorfosi, guarda che è il libro, guarda che... E mi sposto. Guarda il libro, Metamorfosi, che è un video, avviene anche Fetonte qui dentro. Ecco allora, quindi, i greci veniva qua, e tu aveva Ambra, e diceva è Ambra, lei è indefensa, lei ha fratesina, lei ha campestrina, lei ha ladri, è l'Ambra. Ma veniva il mondo, se sa che avviene le Ambra, quindi, ma come i greci veniva dalla fine, Polonia, l'Arsica, ma arrivava chi? E io cantava chi? Zaffata è pronta! Da quelli dei campestrini, da quelli dei Legnani, e si apportava via. E ora chi arrivava qua e puntava ste fore e si cascava davanti a un fiume, dove casca sempre il sole dentro. Il sole casca sempre in tempo, ossia anche nei valli del delta. E te casca sempre in acqua, chi si inventa sta fora, e i colori del sole, diventa azzurri, rossi, anche viola alle volte. Ecco, la sua immaginazione, e va là, e un mercante conta una roba, un mercante che ne conta un'altra, e sappiamo che chi conta, chi conta, e sa inventare questa storia delle sorelle Elia, di figlio di Elio, che viene qui a piangere, e le lacrime, e le venta, il moriando, e poi anche il suo amico Cigno, Lei sta lunga, e anche chi ha letto una parte. Ma piva a sentire in due paginette e fa una sintesi di quelle fantastiche, meravigliose. Mi sentite? La voce non ci resiste. Sì, sì, piva sempre testo romanzetto che ha fatto sul poesine, adesso è il capitolo settimo. Dunque parla proprio di sta roba qui. È il più bel salto, a tutto rispetto che cose piva, a cambaria sta parola salto, sentì come che suonaria meglio. È il più bel strapuzzo che s'ha visto mai, e lo che ha fatto in mezzo al pofetonte, coi cavai del pare, e grandi guai senati in quello, alla marina e al monte. Venti burasche, foghi intiso e otti, boschi che ardea come che ardi stizi, acque che si misciava e terremoti, fiamme nel cielo e mille schiribizi. Allora de Fetonte le sorelle in pioppe, pare il gran dolore cambiare le gaviste, e queste le più belle lacrime d'Ambra far cascare in mare. Cosa contare poi che l'amico del povero Fetonte che sul Po è se venuto a piangerlo e vi dico che non ha mai potuto parlarlo. Così l'endà e non so perché strighesso da omino morto in cigno io ho fatto. Cigno una volta e magari ho qua adesso. Par di altre cambianze che sei nato. Innanzi d'essere oco io chiamava Cicno. Buon uomo e de Liguria re, e perché dentro de lo che restava come un strucon d'aver visto che svoando massa in alto una saeta può capitare che te incandisa. E ciao cigno e oco diventando l'acqua quieta meglio la gavù dal cielo senza cau. E tra vimene onari e lentarine del canal bianco steò che mille miro a sguaratarse come il ciel destina e la castalda che le chiama Iru lei come che se chiamava gli occhi ti accorte una volta per qualcuno, è vero? Perché un conto è chiamare un oco e un conto è chiamare una gallina, non ti chiami una gallina con Iru no, perché non la capisse, è un'altra lingua. Sì, allora cio cocò, c'è già per le gaine, vero? Gli occhi, iru.
e amare come siamo, come i ruini, no, noi capiva mina, anni, e pitum, pai, vedi io che ogni animale del cortile aveva la sua lingua per capirsi. Scusami, non è che sia così facile, bisogna anche conoscere queste bestiole, che capisce manco qualcosa. E però, ha intuito ancora una roba, stupiva e mi ha sorpreso, ve lo dico. Ho parlato del campestri, desti chi, de scaglie, Lui comincia sto poemetto, perché vuole, poi frascami, il primo capitolo, ho letto il settimo, ogni tanto saltava da qua, da là, e parlava di Adria, parlava di Cecco Grotto anche, che aveva detto che per quanto fosse orbo, che vedeva molto più avanti di quello che uno pensava, anche per fare il taglio del Portoviro, c'era orbo, ma che vedeva bene. Vabbè, ma non soffermiamo qua, te ne parlerà ti di questo. Tra l'altro è un po'. Guardate, qui chi è poesia? Chi è il nostro territorio che viene fuori? Quello che altri potessimo anche vedere girando per il delta, girando per il Po, andando in qualche ambiente così particolarmente suggestivo dei fiumi. Chi se vede, chi se vede venire fuori sti eroi, sti miti? I che? Sconti, ma i che? Lui già, come ha detto, come che c'era andato a Gaveo, che sentiva campane e cose, e c'era andato lì un po', e sicuramente c'era verso Crespin. Lui c'era lì a Crespin, e forse c'era arrivato a Crosara dell'Olmo, e dopo il via e ci ha portato a Crespin. Lo dice, sì, per me sì, Olmo è là, finito del Turco, Ponteccio, lì per via, che è a Crosara dell'Olmo, che dopo un po' ti arrivi sul Po. E lui arriva verso Sira in bicicletta, cioè comincia a essere, fai a tempo a tornare a casa, punto de domanda, e finalmente dopo tante miglia, quando mi sono trovato sulla Crosara, ciappando i miei pensieri per la briglia, su un muccio bianco m'ho sentato giara. Un canevaro, un campo de polenta, una fossa gonfia d'acqua e tante rane, e il sole che nell'acqua si resenta sconto, se quasi notte, drio le canne. Fumo dei melegari che si busa sotto chissà che povero parolo, tre pioppe che tra de l'ore le ruza, e de una sueta un finir de volo. Cosa farò? Dove andrò col scuro? E se nel caso perderò la strada, o non è meglio che dormir sul duro sotto le stelle e dentro sta rosada? Ma dice il core, camminante resta, e il core mi dice, senti il mio consiglio, stendi stu si sassi la tomata testa, che non te puoi capitar de meglio. Sporzi a sti sassi duri come il monte, finché venù col nostro Po per caso, senza pensarghe, sporzighe la fronte come se fosse da ciapparti un vaso. Questo m'ha parso il cor me disesse, e le tre pioppe che vedevo appena fasea di sì. L'ombre veniva più spesse, e sulla giara go posà la schina. Da tante pioppe lacrime cascare ho visto allora dentro il nostro Po. L'ho visto a poco diventare un fiume d'ambra, bello che non so. E d'ambra sotto il sole sbavesava, e tutto si scambiava in scaglie d'oro. E d'ambra d'oro in fondo diventava tante isolette dal Po del Levante al Goro. Che semo fioi? Aghessemo benissimo con sta situazione, con sto ambiente, con sta realtà. Eccolo qua, è il nostro dimisto, il nostro territorio. E noi altri sappiamo che lei dai nostre parti che è nato, che è cascato sto benedetto uomo. Sì che il Po andava di qua, di là, ma lei casca chi? Tanto che a Crespinga ha deciso di farsi una piazza a Fetonte, l'unica piazza penso in tutto il mondo dedicata a Fetonte, e anche il tesso stemma gli ha messo,
è vero che, na, che Fetonte le casca a Crespin, no? Ah, dice no, no, non è vero. Ma come? Ma se io dico te va a Crespin, non è vero. Ma ascolta, Fia, c'è anche uno che lo dice, e che è prove evidenti, e adesso vi porto i miei fatti, perché Ghigli è un bravo lettore e non passa prima una roba che deve leggere. A che sta un altro personaggio importante, e questo è vero, questo è un dato, è una cronaca di allora, come l'ha scritto sul Gazzettino, sul Carlino, sul resto del Carlino, anche dita per televisione, perché è questo qua che andava in giro, si chiama Luciano di Samosata. Luciano di Samosata, levi su, è un scrittore greco di origine siriaca, e levi su fra, intorno al 155 dopo Cristo, e lei ha fatto un giro dalle nostre parti, levi in udrio po', e si è informato, e si è rivolto ad Azente, e poi è anche in Gallia, e si è rivolto a parlare con i barcaroi, sentì cosa è successo, e cosa che lui e Nala sa scritto, è cronaca questa, questa è cronaca. Dopo farò un commento. Or non è molto, anche se per un'altra ragione, mi recai in quei luoghi e già che dovevo risalire le Ridano, guardai molto intorno, ma non vidi né pioppi né ambra. E la gente del posto non conosceva nemmeno il nome di Fetonte. Fatto sta che, mentre io domandavo, cercavo di sapere quando finalmente avremmo raggiunto i pioppi, quelli dell'Ambra. I battaglieri ridevano e mi pregavano di dire più chiaramente ciò che volessi. Ed io raccontai loro il mito. Che Fetonte era figlio di Helios e che quando ebbe l'età chiese al padre il permesso di guidare il suo carro per fare giorno una volta anche lui. Il padre gli diede il carro, lui perì, essendone sbalzato fuori, le sue sorelle piangendolo da qualche parte qui, dissi da voi proprio dove egli cadde nelle Ridena. Divennero pioppi e ancora piangono su di lui gocce d'ambra. Che razza di imbruglione, di bugiardo, dicevano, ti ha raccontato questo. Noi non vedemmo cadere nessun guidatore di carro, né abbiamo i pioppi che dici tu. Se ci fosse qualcosa del genere, pensi che noi per due oboli remeremo e traineremo le navi controcorrente, essendoci possibile arricchire raccogliendo le lacrime dei pioppi? Queste parole mi ferirono non leggermente e tacqui, perché mi vergognai di essermi comportato veramente come un bambino, credendo ai poeti, i quali dicono menzogne così incredibili che certo non piace loro nulla di sensato. Deluso in questa speranza, unica ma mi do un poco conto, ero contrariato, come se l'ambra mi fosse sfuggita dalle mani. Stavo già immaginando, infatti, per quanti e quali oggetti l'avrei adoperata. Ma non finisce qui, ecco, il dialogo raccontato da Luciano di Samosata, perché va avanti con la questione di cigno. Quando, ditemi, i cigni venuti a posarsi su una riva o sull'altra del fiume vi cantano quel loro melodioso canto? In realtà si dice che essi siano stati dagli uomini musici al fianco di Apollo, che qui in qualche posto si trasformarono in quegli uccelli e per questo cantano ancora non avendo dimenticato la musica. Ma quelli, ridendo, dissero: non la smetterai oggi, amico, di raccontare fandonie sul nostro paese e sul nostro fiume? Noi che sempre navighiamo e che da bambini, si può dire, lavoriamo sulle Ridano, vediamo qualche volta dei cigni nelle paludi del fiume, ma pochi, e questi gracchiano molto sgradevolmente e debolmente, al punto che in confronto i corvi e le cornacchie sono sirene
e neppure per sogno li abbiamo sentiti cantare soavemente come dici tu. E così ci chiediamo stupiti da dove siano arrivati a voi queste favole sul nostro conto. Ecco, è vero, è lei mi ha respinto, c'era lì per lì. Solo uno, come un antico antenato di un poesano, Gabriele Dacchi, ha risposta lì. Solo lui, perché se fosse stato in Ferrarese, Gabriele ha detto, no, non è Ambra, non è a stagione giusta. Dovevi venire con delle comitive, fra tre mesi a maturare l'Ambra, ve portiamo un altro sotto i piope a scorlarve le Ambre. Anche se fosse andare a parte di Ale Adese, qui di Venezia, che avrei detto, ma portè qua vente, adesso non ghe n'è. Avevi fatto un altro nascere, ste lacrime, ve ne buttiamo tante, portè gente, venì che faremo un bel turismo culturale. No, non è niente. Anche il cigno, ma sì, non canterà la posata, dov'è, ma insomma, lei gestionare. E pensare, Fioi, e pensare che non è solo questo, perché chi adesso è inutile che dica di no, anche le prove che questo mito chi Esperia che è la terra del tramonto, la terra, le isole Esperidi, le isole del delta, i sette mari di Plinio, le isole Elettridi, le isole dell'Ambra, Electron in greco Ambra, sono tutte conferme, bisogna che crediamo. Chi arriva anche gli Argonauti, come ha detto, e sapevo chi che c'era con gli Argonauti? Sì, che c'era Giasone, ma insieme che c'era anche Ercole, eh? Anche Ercole le venuti, perché loro dal ritorno dal velo d'oro, per tornare in Drigo, che ha fatto un giro lungo, perché anche sti romanzi, ste fiction di una volta, io inventava, io che ne affrontava, io ne finiva mai, e puntate, vai avanti, e conta che te conto, e conta che te sonto, e arriva qua. E gli è partito da una parte, gli è andato su per il Po, gli è venuto fuori dal Danubio con la barca, eh? E però c'era così, anche c'era Ercole, Orfeo anche, poretto, che c'era tanto deuso di aver perso Euridice lì all'uscita dall'inferno. E quindi Ercole, e quindi questi commerci, questi cosi si scambiava gli Argonauti. Poi arriva anche Dedalo, chi? Dedalo, dopo che ha avuto la disgrazia di suo figlio, che anche lui, quest'altro giovanotto poretto che voleva volare come suo papà, gli dice sta basso, non so po' perché, più in alto te va più freddo che è, e non so perché se si è sciolte le ali delle, vabbè, ma è successa sta disgrazia. Dedalo, ma manca Ulisse non è venuto. E Ulisse, però possibile che Omero era messo 10 anni, è il più furbo degli Achei, è il più furbo, quello che ha detto di fare il cavallo per entrare in Troia, è il più furbo, e che aveva da Troia, Itaca, l'idea da poco, diciamo un altro, l'idea, no, e che gironzoa tanto, ma tanto, 10 anni per arrivare a casa. E che avrà qualche sfortuna, per carità, dopo, non so, qualche momento in cui un Circe si passava via, e anche altri, vabbè, sì, è un momento così, poverino, anche lui, dopo 10 anni di guerra, insomma, e Peneo, Pelà, che tirava, vabbè, ed andiamo avanti, perché Omero, come si sa benissimo, era messo, e che racconta l'Iliade, che dura la guerra di Troia 10 anni, altri 10 anni per tornare a casa. E sapevo che sti qua i girava per le osterie, cioè gli faceva il simposio, dicono, vero? Che voleva dire bere insieme, quindi il simposio, che oggi vuol dire se catemo insieme per discutere, non è tanto sì si discute, ma una volta si discuteva, e discutendo le osterie è nata anche la filosofia, perché vari simposi nasceva la filosofia, e contava ste robe, se contava, dai, Gatto Savesto di Ulisse, sì, ma dopo le andà anche più in là. Bisognava che Omero aspettasse un fianco ancora a sentire qualche altra storia, perché prima o dopo Ulisse sarebbe venuto. Però mi credo che gli sia capitato. Che gli sia capitato lo stesso, senza rendersene conto. Perché? Perché quando che le andà agli inferi, anche Omero che descrive che ambiente che c'era agli inferi,
se mi non vi dico niente, in tutto quello che è il nostro territorio mediterraneo, eccetera, eccetera, di Sime va altri, dove che può essere un posto descritto da così da Omero, quando che Ulisse e va a cercare sua mamma. Vi leggo le frasi trotte dalla cosa. E vede sua mamma sotto la nebbia si vedeva poco. Come sei giunto, figlio, tra questa caligine buia, vivo tuttora? È ben arduo per i vivi veder questi luoghi, poiché per lo mezzo vi sono grandi fiumi con paurose correnti ed immani canali. L'oceano innanzitutto, che facile non è attraversarlo chi debba muovere a piedi o chi solido legno non abbia. E dopo aver parlato tanto di queste robe, come è stato mamma, come è stato vecchiato, tutto questo bel discorso lungo, Ulisse è di andare via e vede che sua mamma desidera che gli dà un bacio. Io, pensando tra me, dice Ulisse, l'estinta madre voleva stringermi al seno. Allora tre volte corsi quale il cor mi spingea ver lei, e tre volte m'uscì fuori dalle braccia come nebbia o lieve sogno. Tanti fiumi, tanti canali, acque turbiose, acque, e le poesie, le delta, le delta, le riva chi, e quando che i mercanti arrivava chi, è che c'era un fiore di fumare in settembre. Non è detto che cominciasse a dire signore, siamo nell'intimo, gli diceva, del Golfo Adriatico, più in là non te potevi andare. Quell'oceano è da considerarsi come il grande fiume che è il padre di tutti i fiumi. E ve ne dico un'altra, perché va benca che sia gli Argonauti, va benca che sia Dedalo, vabbè, a sempre stare Ulisse, ma per dire che è Vignù, e che sia Ercole, Orfeo e cose. Ma savio altri che il Po, le ridano anzi, perché è un nome greco inizialmente, gli è i greci che gli dà il nome, come gli dà il nome al mare Adriatico, gli è i greci, dopo gli diciamo Po, che le ridano, e c'era figliolo de Oceano e Teti, la dea della... Ma Teti non si accontentava di stare con Oceano, le dà anche insieme con Canta mio diva del pelì di Achille, con Peleo, è nato Achille, quindi Achille l'è fratellastro del Po. E questo è un altro aspetto importante, scusami, e poi dopo un fratellastro Achille, il grande eroe della Troia, scusate, no, mi è scappata, cancellata per piacere. E quindi quando che a un certo punto i secata sti mercanti qua e i cade un bel sole che casca, i pensa Fetonte e si inventa la storia. Ma quando chi arriva che è un fiore di nebbia verso settembre, anche qualche volta in primavera, e se perde, non capisce più dove che è il Po, non vede più la foce, i vede solo delle figure, dice qua siamo nel Tartaro, e il Tartaro è l'aldilà, le inferi. E sicuramente ora a sto punto, oltre a Eridano, anche il Tartaro, che purtroppo chiamiamo Canal Bianco, purtroppo, perché sarebbe bello che avesse ancora il suo bel nome, il Tartaro di Adria, il Tartaro che poi è già prima poi diventa Tartaro, adesso diventa Canal Bianco. E questa scena meravigliosa di nebbia ha affascinato anche loro in adasto nome a sto fiume nostro, altri nomi lega a questo. Gino Piva, stiamo verso la fine, sapete, Gino Piva è via voglio Lesare, e ha fatto anche lui una poesia, ed è quasi il passaggio, il traghettatore, il traghetto verso l'aldilà, sto fiume, è il passatore Caronte, è là sul Canal Bianco, il passo sul Canal Bianco, chi lo richiama un po' prima, come prima per il Strapuzzo o il Salto, che è più bello il Strapuzzo, è vero? Anche il passo sul Canal Bianco,
il passo sul tartaro e Gabriele imbrocca giusto. È il passo sul canal bianco. Lei sul passo lì, del punteggio fenil del turco. Oh, del passo! La fumara non fa vedere l'altra riva e per tutta sta resara non che sei persona viva. Oh, del passo! Ciamo ancora, ma non arriva. I salisi pare arzento, sora l'acqua quasi verde, passa l'acqua, il sentimento va con ela e poi se sperde. Oh, del passo! Anche il passo qua si perde. Finalmente, tanto straca, quanto straco il passatore, uomo e barca se destacca dal caligo e me vientore. Ecco il passo. Più non dice il passatore. Trasportata la corrente, drio la corda o caldo o giazzo, chi mai sa si quanta gente le passata per sto passo. Ecco il passo, che sossora finalmente. Ma chi passa in sto canale cerca in sogni fatti adrezza, fatti bene e fatti male, tutti in sogni senza pressia. Ferma il passo, come se fosse un funerale. Ma è una cosa le passata, passatore, paste sponde, come questa sconsolata. Passatore non risponde, fermo il passo. Ecco l'anima passata. Po' nei salesi d'argento, anche l'acqua se perde, come prima il sentimento, nel canale d'acqua verde, sola l'acqua, bianchi fiori e fiori zali, come quei dei funerali. E noi abbiamo un'espressione ulteriore di questo nostro paesaggio, di questi paesaggi fantastici, di questi paesaggi che ispirano ancora emozioni. Perché come Gino Piva all'inizio, Drio Po, le ha viste le ambre, ha visto forse anche noi se abbiamo un po' di buona volontà o di amore soprattutto, lo abbiamo, un forte amore per questa terra, potremmo rivederle queste emozioni. Nel libro in principio era il Po, curato da Dino Felisati, c'è un bel racconto, di un bel articolo di Pelopida Dino Tironi che scrive dai miti padani, appunti per un epos del Po, e appunti per... prego di leggere la parte iniziale e la parte finale di questo suo bel contributo. Quando il sole, compiuto il suo viaggio diurno, si abbassa sull'orizzonte per andarsi a riposare in grembo la notte, allora, prima che l'astro scompaia, il cielo si tinge di vampate rosse e gialle, come se tutto il mondo debba bruciare in un immenso incendio. Il Po, sotto quel trionfo di colori, anch'esso si tinge di porpora ed oro, e il sole, che scompare dal cielo, sembra essere affondato nell'acqua del fiume. In quell'ora del tramonto, sulla cima dei pioppi affacciati alla riva, corre un filo di vento che fa tremare le foglie e le fa sussurrare in un pianto silenzioso. La favola, legata al meraviglioso spettacolo che si ripete ad ogni tramonto sul grande fiume, i nostri antenati la raccontavano per mille anni ed è giunta fino a noi intatta, perché è tutta bella. E come si sa, ciò che è bello è eterno. Considerando che i miti sono fatti di dei e di uomini, mentre la storia è fatta solo di uomini, ne consegue che alla nascita della storia il mito, non avendo più la componente divina, doveva morire. Voglio chiudere però con un invito rivolto a chi vive vicino al Po, a chi è Padia Colla, come direbbe Plinio Senior, ma anche a tutti coloro che lo amano. L'invito è di andare nei boschi, sulle spiagge, sulle isole segrete del fiume, all'alba, al meriggio, al tramonto, alla luce della luna, per incontrare gli dei e le dee, i fauni e le ninfe, gli eroi e le eroine del mito.
ci sono tutti e ci aspettano. Allora, intanto è il mio saluto particolare a chi è presente e alla nostra cara signora Parola, la chiamo così, perché dopo ci sarà anche un altro momento, qualche minuto di poesia attraverso delle belle immagini e delle belle fotografie. Richiamando Gino Piva, l'ho stesa per questa occasione. Torototea vente, se qual torototea, torototea, torototà. Saluto la parona, saluto tutti quanti, torototea vente, che canta le tose, che incanta le spose, che porta arie nove, gemme e fiori a tutte le stagioni, che suona anche la luna e alle stelle con la zucca e violina e quattro campanelle. Torototea vente, che tutto sa contare, che tutto sa cantare, che conta storie vecchie e storie nuove, che mai da vi sentio. Torototea vente, mi vengo da distante, da dove l'ade se more, cammino mesi e mesi con la me violina che porto sulle spalle. O nel bene o nel male, con mille contenta, andemo con la neve o col caligo o con il sole, che sia fango o scioccanelle, par strade par sentieri, lasso con ella in trio e pensieri. Mi vengo qua a portarvi le nove dei paesi, le nuvole mi conta, il vento mi riporta, le foglie se confida, e quando mi ve le riconto, a che ne sonto? E anche di sta come porto a dormire in stale e finili, fago filò coi rane di fossi e di grilli al ciaro de luna con tante batisosue. Torototea vente, torototea, torototà, un favore ve domando, lo domando alla parona, de passare stanotte solo nel portego coi lapidi, gona querta ma me scalda anche i miei sogni, e domattina canta il galo, me destaco e vado via con la mia libertà. E fin adesso vi ringrazio de sta ben fatta carità. Ve lascio con creanza e riverenza. Torototea vente, torototea, torototà. Chiedo un attimo che almeno in fianco a me possa venire Elena Prearo. Abbiamo pensato a un saluto attraverso una sequenza di immagini che in dissolvenza dura circa 3 minuti, non di più. È un saluto, un omaggio al nostro Polesine, lei è l'esecutrice delle fotografie. Ho visto per caso una mostra e ho visto i suoi elaborati. Lo dico io, se non vuoi dirlo tu, come le ha fatte. Lei ha fatto delle fotografie, ci sono quelle del nostro paesaggio, che quello è l'aspetto della nostra realtà, che dobbiamo vedere come tale, come mito, come ambiente meraviglioso. Però entra in gioco la poesia, uno specchio con delle gocce d'acqua, bagnato, con queste gocce che restano così aderenti, con dei riflessi colorati di fiori, di foglie. Ne nasce questo fiume d'ambra.
Raffaele Peretto, Sandra Benetti e Mauro Colombo vengano assunti in museo per intrattenere i visitatori a vita. Io mi diverto sempre in museo, però questa è una delle volte in cui mi sono divertita di più, lo ammetto, assolutamente. Merito di tutti, Elena Prearo, Maria Teresa Braga, che poi vi farà divertire i vostri occhi perché andate a vedere le sue bellissime collane di Ambra e Ambra Baltica, così come Ambra del Baltico, tutte quelle che potete vedere in museo facendo un giro quando venite, quando volete, perché sapete che il museo è anche vostro ed è qui perché gli adriesi ne possano godere. Grazie a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. La Stefania, adesso che è lì in fondo, vi darà il programma per delle prossime puntate. Arrivederci, grazie, vi aspettiamo numerosi. Arrivederci.